Allora, no, qua a San Benedetto un palazzo sulla Piana dei Gasperi cambia il portiere. Cambia il portiere, i palazzi sono costruiti negli anni 60, c'è l'invenzione, un portiere, e siccome un capo condomini gli è stato già fuori all'omini, quell'acqua, un contadino gli fece via lui e la moglie il posto della borsineria lì a suo palazzo per Viale di Gasperi. No, forse era buono, due stipendi, l'appartamento è gratis. Se fosse mo, mille persone ci diciamo con voi. Gli dà il suo posto della portineria, mo lì a fianco all'appartamento del portiere, oh questo è il forte, l'appartamento del portiere, c'è sta l'appartamento di un medico di San Benedetto, questo medico vede questa bella signora. Giovane, molto disponibile, molto gioviale, sorridente, con una scollatura fino a qua io, perché ho una quarta coppa C, lo faccio bella. Bella donna, no? Era d'estate ancora, allora lì di Embaghi, ancora ci si stanno così a depilarsi, come a zieli bracci con quella nera, così. Un medico gli face sangue quel tipo di donna, non qualificato. Allora gli comincia a fare un folletto, no, un medico, alla signora, piano, e invece riesce a portarsela a letto. Un marito povero non si aveva accorto di niente, però la moglie del medico se ne era accorta. Un giorno la moglie del medico ha chiamato il portiere, senti un po', dice, vieni un po' a casa mia che ti devo parlare io. Il portiere va alla casa del medico, chiudi la porta, senti un po', dice, ma tu non ti sei accorto di niente che sta succedendo qui? No, perché che sta succedendo? Adesso te lo spiego io che sta succedendo. Mio marito e tua moglie se la fanno insieme questi due sporcaccioni. È un pezzo che ci ingannano, è un pezzo che... Dobbiamo vendicarci. Nel frattempo la moglie del medico se poi si allunga ci malolietta. Come se lo è già quello che c'è una cella lì, l'ufficio va forte. Onda, lato, finito, facciamolo ancora, perché questo è un pezzo che ci mettono le corde, facciamolo ancora. Gli ho detto, come è un bicchiere, se stai freddo, pure affrontare il tuo cuore, arma, l'arma. Finito, facciamolo. Mari, perdonemi, lasciami! Allora ci stia il suo confine, c'è l'hotel Caroline, ci stia Gaeta, che la trippa, ci stia il suo confine, era messo in una donna, passa questo da Bologna e fa, senta, dice, che ha una stanza tutta esaurita. Una cameretta anche rimediato, sempre venuto qui sotto piede, un letto, possibile? Oh, ho detto, se proprio tu vuoi adattare, c'è una camera affittata a 11, sta due letti, ti metti lì, puoi pure dormire, vabbè, però vieni con me, ora ti faccio sotto in acqua, sono andato sotto la finestra, dormire la finestra perché era la colpa, se sentivo russare fino a Borgomini, circa 3 km. E va bene, sono quasi le due, dove vado? Lo accompagno sulla gamba. Alla mattina cala questo di Bologna, Gaeta un barone, dice, sei riuscito a dormire? Ho dormito tutta la notte. E come hai fatto? Hai sentito quando mi accompagnava come russava? È una miseria. Beh, dice, io l'ho scoperto, gli ho dato un bacetto nel culo. Lui tutta la notte è stato sempre sveglio dal paura che io me lo inculavo. Se viene fatto lo sposo, la preghina. Allora la mamma l'ha portata dal ginecologo a fare la vista per vedere se stia tutto bene la preghina. La porta dal ginecologo a fare la prima visita. Il medico la visita e poi si rivolge alla mamma e ha detto, signora, dice, sua figlia ha un clitoride come un cappuccetto di una penna B. Ma com'è, dottor, com'è? Tutto mocciacato.